Benvenuti, benvenuti al terzo episodio sulla storia americana. Nella scorsa puntata abbiamo lasciato gli Stati Uniti con due partiti: il repubblicano, che è neutralista, welfarista, federalista, antirazzista, forte al nord e progressista, e il democratico, espansionista, liberista, per il potere degli stati, razzista, forte al sud e conservatore. Ma se voi ci fate caso, oggi è l'esatto contrario. Quindi com'è possibile che i due partiti sono diventati l'opposto di quello che erano? Di questo e molto altro parliamo oggi. Ora, tutto inizia con il dominio quasi incontrastato dei repubblicani al Congresso. La fazione moderata ora controlla il partito, e quindi gradualmente questo porta i repubblicani a diventare il partito che è sempre al potere, e sempre tutt'uno con le élite più ricche degli Stati Uniti, che si rivolgono ai repubblicani per ottenere favori. Questo porta insomma i repubblicani a diventare il partito dei potenti. I democratici per questo motivo iniziano gradualmente a diventare il partito dei poveri, il partito che favorirà il welfare state, il partito dalla parte dell'uomo comune contro il business. Ci sono stati dei periodi eccezionali con presidenti democratici, ma comunque con una forte componente repubblicana. Sempre brevi parentesi. Siamo nel 1901 e questo passaggio sarà confermato solo con l'arrivo di Theodore Roosevelt. Roosevelt era un repubblicano della fazione più a sinistra e fece e propose leggi molto a sinistra, appunto. Troppo a sinistra per il suo partito, che gradualmente era corso a destra, come vi ho spiegato. Ad esempio, Roosevelt si rese responsabile del trust busting, ossia la lotta ai monopoli. Se all'inizio l'America era dominata dai grandi latifondisti schiavisti, ora stava venendo controllata dai baroni del capitalismo. La Standard Oil, in mano ai Rockefeller, che aveva comprato tutti i rivali e possedeva il petrolio a tutti i livelli, la JP Morgan aveva il controllo sul settore bancario e che prestò denaro al presidente Cleveland, e gran parte della legislazione antimonopolio in America deriva proprio da Roosevelt, il quale era convinto che i ricchi d'America stavano ottenendo troppo potere. Famosa la sua frase: "Non credo che un monopolio si limiti da solo". I liberisti annichiliti. Ad oggi, tutte le leggi antimonopolio americane derivano da Roosevelt, e anche quelle che saranno poi usate contro la Bell, monopolio telefonico, contro Big Tobacco, e oggi contro Big Data e il complesso militare industriale. In generale l'America è sempre stata suscettibile a grosse corporazioni. Pensiamo a Ford, che fece massacrare i lavoratori che protestavano e in ospedale vennero ammalettati ai letti, poverini, e che impose leggi che criminalizzavano il camminare per strada fuori dalle strisce, dato per dare la colpa degli incidenti stradali ai pedoni. O pensiamo a come l'intero sistema ferroviario americano prendeva commissioni statali per finanziare la propria ferrovia e per guadagnare di più facevano allungare la ferrovia andando a zigzag. E se un villaggio non era d'accordo con loro, loro non lo connettevano, lasciandolo senza rifornimenti. Da un punto di vista civile, Roosevelt è l'ultimo repubblicano a difendere i diritti afroamericani, a parte Eisenhower, tanto che invitò Booker Washington, un afroamericano, alla Casa Bianca nel 1901. Booker Washington era uno scrittore, un attivista diremmo oggi, e aveva importanti amicizie nell'alta finanza, nell'industria e in politica. Tanto per dirne uno, era amico di Henry Rogers, uno dei capi della Standard Oil. Nonostante ciò, questo evento scatenò gli strilli dei conservatori del suo partito. In politica estera, Roosevelt inaugura la politica del parla piano e porta un grosso bastone. Ossia l'idea che gli Stati Uniti debbano pianificare sul lungo termine, essere preparati a distruggere i propri nemici e per il resto essere diplomatici. Insomma, più che sulla forza, la minaccia di forza. Sotto Roosevelt, infatti, l'America sta gradualmente diventando una potenza pluriregionale. Abbiamo già detto che gli Stati Uniti inizialmente erano limitate alle 13 colonie, poi si sono presi la Louisiana francese, poi abbiamo parlato del destino manifesto, la corsa all'ovest, i conflitti con il Messico. Adesso gli Stati Uniti mettono becco su tutti i Caraibi, con Roosevelt in particolare che strappa Cuba alla Spagna, facendola diventare uno stato fantoccio americano. La faccenda si farà risentire con Kennedy, vi rivedrete quel video. E dai Caraibi in poi, gli USA si espanderanno ad influenzare tutto il Sud America. Questa è la famosa dottrina Monroe, che prende il nome del quinto presidente americano, l'idea che gli Stati Uniti debbano controllare tutte le Americhe. Solo che quando la formulò Monroe, gli Stati Uniti erano ancora minuscoli. Adesso possono farlo. Gradualmente gli Stati Uniti iniziano a prendere il controllo diplomatico del Sud America, nel senso che quando gli europei hanno una disputa, l'arbitro in quelle zone diventano gli Stati Uniti, e se gli europei vogliono tenere le basi in Sud America devono chiedere l'autorizzazione agli Stati Uniti. L'America sta iniziando a creare il suo impero, e lo crea sulla base dell'idea che gli Stati Uniti devono
proteggere il Sud America dalla colonizzazione europea, di liberare il Sud America, come quando difesero il Venezuela dall'embargo inglese tra il 1902 e il 1903. Questa cosa venne accolta inizialmente bene dai sudamericani, come Bolivar, ma non sapevano che stavano solo cambiando padrone. In ogni caso, la crisi in Venezuela portò Roosevelt a scrivere un corollario alla dottrina Monroe, corollario pronunciato al Congresso nel 1904, e che affermava, cito, «Stante la dottrina Monroe, comportamenti cronici sbagliati nel continente americano richiedono l'intervento di polizia internazionale da parte di una nazione civilizzata». Indovinate chi era quella nazione civilizzata. In realtà gli americani non avevano più intenzione che gli stati europei mettessero bocca nel continente senza aver consultato loro, come era successo in Venezuela. Torniamo al corollario per un attimo. Non trovate che quel polizia internazionale sia in linea con il futuro esportare la democrazia di busciana memoria? Infatti il Sud America semplicemente ora sarà sotto il controllo americano. Quando Roosevelt decise di costruire il canale di Panama, Panama non esisteva. Era parte della Colombia, e la Colombia voleva una parte del denaro dei profitti del canale, e così gli Stati Uniti esportarono un po' di democrazia e crearono lo stato fantoccio di Panama, che non ebbe alcun diritto sul canale. Quindi dovete immaginarvi i sudamericani che dicono «Ci avete salvati!» e gli Stati Uniti rispondono «Non direi salvati, più sotto nuova amministrazione!» Seguono generazioni di dittature di estrema destra e Roosevelt, da ex presidente, criticherà Wilson per non essere entrato in guerra prima. Ora, parliamo di proibizionismo. Il periodo tra il 1920 e il 33 in cui gli Stati Uniti vietarono la compravendita di alcol. Il proibizionismo è stato favorito da 5 fattori. Il primo era l'odio verso gli immigrati tedeschi e la loro birra, odio che aumenterà con la Prima Guerra Mondiale. Il secondo è che le corporation americane erano sempre più grosse e influenti e che, Ford in primis, non volevano che i lavoratori bevessero in quanto ciò li rendeva meno efficienti sul lavoro e infatti i bar vendevano cibo salatissimo per farti venire sete. Il terzo motivo era che le donne non ne potevano più di mariti violenti e ubriachi e iniziarono ad organizzarsi in proteste e movimenti per la temperanza. Quarto, per le razioni di guerra non era possibile distillare alcol. Quinto e ultimo motivo, il Partito Repubblicano, sin dalle sue origini Whig, aveva sempre odiato l'alcol. Lo stesso Theodore Roosevelt favoriva l'astensione. E così l'alcol venne bandito del tutto, con l'unica eccezione di medici e preti, diversi dei quali iniziarono a venderlo sotto banco. Per combattere questa tendenza, il governo fece mettere cherosene e benzene nell'alcol, rendendolo velenoso, causando un sacco di morti. Questo favorì il fenomeno mafioso, e qui dobbiamo parlare degli italiani. Inizialmente la maggior parte dei migranti negli Stati Uniti erano di origine inglese, i cosiddetti WASP, White Anglo-Saxon Puritans, ma con il tempo si aggiungerò parecchi irlandesi. Gli irlandesi erano discriminati, in quanto pur essendo simili agli inglesi, erano comunque cattolici e venivano visti come criminali e ubriaconi. Ma quando gli italiani arrivarono in America tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, iniziarono ad essere numerosi e attivi, e tutto cambiò. Gradualmente gli irlandesi vennero rivalutati, in quanto erano comunque di carnagione chiara ed erano lì da più tempo, e inizia in questo periodo il concetto di model minority, una forma di razzismo con cui gli Stati Uniti, per discriminare una nuova popolazione, ne accettano una che prima odiavano. Gli irlandesi divennero il modello da imitare, una nuova popolazione che accettavano, mentre prima la odiavano, e si diffuse lo stereotipo dell'italiano criminale e dell'irlandese poliziotto. È in questo periodo che sorge la famiglia Kennedy, di cui parliamo nella prossima puntata. Ora, gli italo-americani subirono fortissime discriminazioni e una parte di loro si unì al crimine organizzato. Ho già parlato della storia delle mafie italo-americane, vi basti sapere che col proibizionismo divennero oscenamente ricche, al punto che Al Capone fu arrestato non per i suoi crimini, ma per evasione fiscale. E per condannarlo il giudice dovette cambiare all'ultimo secondo la giuria perché li aveva tutti in pugno. Uno studio ha dimostrato che, sul lungo termine, il proibizionismo non ha reso l'America meno ubriacona, di contro fece perdere un sacco di posti di lavoro.
Il Partito Repubblicano comunque odiò questa svolta di sinistra e così il suo successore fu Taft, di fazione moderata. Roosevelt non ci stava e decise di fondare un partito tutto suo, il Bull Moose Party, che tolse un sacco di voti ai repubblicani e questo permise, per la prima volta da tantissimo tempo, ad un democratico, un certo Wilson, di vincere le elezioni nel 1913, permettendo di portare avanti un welfare e una regolamentazione economica anche maggiori di quelle di Roosevelt. Con Roosevelt muore l'animo welfareista dei repubblicani, che viene preso dai democratici. Anzi, Wilson voleva andare oltre Roosevelt, perché mentre Theodore credeva che ci fossero dei monopoli buoni, Wilson disse che non esiste alcun monopolio privato buono. Ora, Wilson era ancora razzista, attenzione, infatti portò la segregazione a livello federale. Ricordiamo che era compagno di scuola dell'uomo che ha creato Birth of Nation. Ma razzismo limitato, incoraggiò l'immigrazione dall'Europa, anche se di analfabeti, ed era ancora interventista, infatti portò gli Stati Uniti ad entrare nella Prima Guerra Mondiale. Perché sono entrati gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale? Dice il liberista, per aiutare la democrazia e la libertà. Dice lo storico, perché Francia e Inghilterra avevano un sacco di debiti e gli Stati Uniti non potevano lasciar fallire tutto, e usarono la scusa del telegramma di Zimmer, ossia un documento in cui la Germania chiedeva al Messico di invadere gli USA, per entrare. Infatti Wilson era timido all'inizio, ma quando crollò la Russia, cosa che finalmente rendeva l'intera intesa democratica, e quando venne affondata la Louisiana, dove c'erano molti americani, la misura per molti era ormai colma. Nonostante queste sue posizioni, Wilson è importante perché lottò contro la corruzione, migliorò le condizioni dei lavoratori, abolì per sempre il lavoro minorile, e qui i democratici del sud iniziano a brontolare, mentre le donne iniziano a supportare i democratici, tassò i ricchi, fece abbassare i tassi di interesse per i contadini, tentò, senza successo, di opporsi al proibizionismo. I democratici erano contrari al proibizionismo, in quanto erano votati da irlandesi, tedeschi, italiani, ossia popolazioni che spesso bevevano. I repubblicani invece erano a favore. Finanziò l'istruzione per i più poveri, creò la Federal Reserve Bank, purtroppo privata, ma almeno parzialmente regolata dallo Stato, fece passare il 19° emendamento che concedeva il diritto di voto alle donne. Wilson inizialmente non approvava il suffragio femminile, ma poi cambiò idea e decretò questa cosa. I democratici si erano trasformati nel partito per le donne e per i poveri, e gli afroamericani, molto poveri, iniziarono, soprattutto al nord, a passare i democratici. Infine Wilson, sebbene fosse personalmente razzista, comunque portò avanti un progetto antirazzista in Europa, ossia quello di autodeterminazione dei popoli. Wilson era convinto che il problema dell'Europa fosse che i confini etnici non venivano rispettati, lasciando ad esempio italiani presso nazioni non italiane, e questo rendeva l'Italia vogliosa di dichiarare guerra per riprenderseli. Per Wilson dunque la nuova Europa andava ridisegnata, lasciando che i popoli potessero decidere in che paese stare, qualcosa che oggi è alla base del diritto internazionale. Wilson fu coerente, tanto che le Filippine, che erano state occupate dagli americani, sotto di lui ebbero molta più autonomia. Lui promise di dar loro indipendenza piena nel 1946. Wilson inoltre non sostenne il governo conservatore messicano e, quando il centrosinistra prese il potere in Messico, lo supportò. Purtroppo Wilson non venne ascoltato, la sua presidenza venne affossata dai repubblicani che volevano tornare neutrali e che non avevano permesso agli Stati Uniti di entrare nella Società delle Nazioni, e quindi furono, la Società delle Nazioni dico, governate da Francia e Regno Unito, le quali furono ostilissime alla Germania e all'Italia, non rispettarono l'autodeterminazione, ponendo le basi per la Seconda Guerra Mondiale. I repubblicani riprendono il potere e subito riprende il liberismo più sfrenato per vendicarsi di Wilson. Nessuno tocca ai ricchi, nessuna regola ai business, niente tutele per i lavoratori. E voi vi chiederete, che cosa potrà mai andare storto? La più grande crisi economica della storia dell'umanità. Ecco cosa va storto. La speculazione mandò in crack l'economia e i repubblicani praticamente sparirono, politicamente parlando, e venne eletto a furor di popolo un democratico, Franklin Delano Roosevelt, il 4 marzo del 33, cugino di quinto grado di Theodore Roosevelt, che aveva pure difeso in un processo, e, suo unico difetto, massone. Non era la prima volta che due parenti diventano presidenti, gli Adams, gli Harrison, e non sarà l'ultima, i Bush, per poco i Kennedy e i Clinton. I cambiamenti dei repubblicani li vediamo anche in Hoover, presidente prima di Roosevelt, che dal 29 al 33 fu il primo che dovette fronteggiare la crisi, e indovinate cosa fece?
supportò la grande finanza, le industrie a spese statali ovviamente, ma era ostinato a non avviare neanche un po' di welfare, al punto da ricevere critiche anche dal suo stesso partito. Molti storici pensano che sia stata la politica di Hoover a favorire l'ascesa di Roosevelt, appunto. Roosevelt avviò una politica chiamata il New Deal, ossia la prima politica socialdemocratica degli Stati Uniti, con strillo isterico dei liberisti che ancora oggi, con la bava alla bocca, dicono che il New Deal fu un errore. La storia e l'economia ci dicono il contrario. Tasse ai ricchi, regolamentazione dell'industria seguendo linee guida statali, welfare state, pensioni, supporto per i disoccupati, opere pubbliche e persino, udite udite, nazionalizzazioni. Il tutto seguendo le linee guida dell'economista Keynes. E quale fu l'effetto dell'economia di Roosevelt sull'America? Beh, nulla di che, la disoccupazione sparì quasi del tutto, il PIL schizzò alle stelle, l'economia reale si riprese, gli stipendi salirono, il tenore di vita americano aumentò, così come la produttività. Gli Stati Uniti erano passati dall'essere un paese sull'orlo del collasso economico all'essere il paese più ricco del pianeta. Il tutto, ricordiamolo, perché hanno fatto 4 anni di socialdemocrazia. 4 anni. I repubblicani erano preoccupati, perché un conto è dare un minimo di assistenza durante una crisi, un altro era tutto quel welfare di Roosevelt, e così i repubblicani strillarono istericamente, dicendo che questo era l'inizio di una dittatura comunista. Ma alle nuove elezioni Roosevelt venne rieletto a furor di popolo, e il motivo è semplice: le politiche dei democratici favorivano i poveri, e gli afroamericani tendenzialmente erano molto poveri. E in quel periodo c'erano molti, molti poveri anche tra i bianchi, quindi i democratici iniziarono a diventare non solo il partito dei poveri, ma anche il partito degli antirazzisti. All'inizio solo al nord, adesso il razzismo era diventato una questione geografica. Al nord sia democratici sia repubblicani erano antirazzisti. Al sud sia democratici sia repubblicani erano razzisti. I democratici iniziarono a ricevere voti da afroamericani immigrati in massa. Roosevelt passò tutto il suo secondo mandato. Ancora più tasse ai ricchi, ancora più regolamentazioni, ancora più diritti ai lavoratori, ancora più welfare state, sanità, pensioni, tutto quello che conoscete oggi in America come stato sociale nasce con Roosevelt. E gli Stati Uniti divennero ancora più produttivi, ancora più ricchi, ancora più felici con strillo isterico di liberisti, facendo più danno che mai alle mafie italoamericane. Sapete perché? Perché Roosevelt pose fine al proibizionismo. Ora, è tradizione che i presidenti americani si fermino a 2 mandati, ma tradizione non è legge, e Roosevelt corse per un terzo mandato. Follia, strillarono i repubblicani. Non ti rieleggeranno mai, strillarono i democratici centristi. E invece Roosevelt venne rieletto a furor di popolo, con record di voti tra immigrati e afroamericani. E Roosevelt usò questo terzo mandato per ancora più riforme, ancora più successo economico, creando uno stato sociale che, se non fosse per l'Unione Sovietica, che lui riconobbe, primo presidente americano a farlo, sarebbe stato il paese più strinistrorso del pianeta. Con strillo isterico e preoccupantemente acuto dei liberisti che ancora oggi cercano di negarlo. Roosevelt rese un diritto di tutti i lavoratori iscriversi a un sindacato, ed è stato supportato per tutto il tempo dai sindacati, non a caso. E quando la General Motors strillò per uno sciopero, Roosevelt rifiutò di mandare le truppe, e così la General Motors, in ginocchio, dovette cedere ai sindacalisti. La Corte Suprema, che era piena di giudici razzisti e conservatori, strillò che avrebbe impedito tutte queste leggi. E voi direte, ma scusa, non è una violazione della separazione dei tre poteri? Da quando in qua i giudici si mettono a parlare di economia? E avreste ragione. E così Roosevelt disse che se la Corte lo avesse fatto, lui avrebbe aumentato i giudici eleggendone di progressisti per ogni giudice che aveva più di 70 anni. E la Corte ne aveva 6, tutti vecchissimi conservatori. E così la Corte, terrorizzata, iniziò ad approvare le sue leggi, e da allora non si è mai più azzardata a fare una cosa simile. Roosevelt stabilì uno stipendio minimo federale, rese obbligatorio pagare gli straordinari se superavano un certo limite, pensioni di disabilità, se Wilson aveva dato il voto alle donne, Roosevelt diede il lavoro a milioni di donne. Roosevelt aiutò gli afroamericani rendendo illegale discriminarli nell'esercito e fece costruire la gigantesca diga di Hoover, ancora oggi un forte
una fonte enorme di energia pulita e sicura, e comprò dagli allevatori le vacche così da stimolare l'allevamento e la ripresa economica, mentre le vacche comprate le usava per dare cibo gratis ai poveri, così fece riprendere l'agricoltura. Infine Roosevelt vietò alle persone di possedere troppo oro, comprandolo in cambio di denaro. Questa strana mossa fece riprendere il valore d'acquisto delle merci americane su scala globale. Ora, prima di proseguire, dobbiamo parlare di Long. La Louisiana era uno stato del profondo sud ed era stata nella Confederazione. Uno dei motivi per cui gli Stati Uniti non potevano permettersi la secessione era proprio che il Mississippi, che li taglia da parte a parte, sbocca nel Mar dei Caraibi proprio lì. Per questo motivo la Louisiana era diventata un baluardo democratico. Solo che un giorno, nel 1928, venne eletto un democratico diverso, Long, nipote di un unionista del Sud. Long era diverso perché voleva andare contro le élite e favorire poveri. Poveri che, lui stesso lo disse, potevano essere bianchi o di colore, non gli interessava. Il suo programma richiedeva che ogni uomo, a prescindere dal colore della pelle, dovesse avere una casa, un lavoro, un'educazione di base per i figli. Ogni uomo un re. Long, per questo motivo, avviò il programma Share Our Wealth, con cui impose tasse enormi sulla Standard Oil e sugli alti redditi, e impose un limite sul reddito annuale, sul reddito totale e sull'eredità, e poi con tutti questi soldi finanziava le scuole con libri gratis per i bambini bianchi e di colore. Long criticò Roosevelt da sinistra, affermando che non fosse abbastanza radicale, e lo stesso Roosevelt ammise che i suoi ultimi mandati, in cui svoltò ancora più a sinistra, erano stati ispirati da Long. A questo programma politico progressista si univa però un'etica conservatrice. Long faceva arrestare le prostitute, distrusse i casinò, e per questo alcuni lo paragonarono ad Adolf Hitler, che era liberista in economia, ma come sapete su internet la gente non studia prima di parlare. Long rispose di non gradire il paragone e definì Hitler subiettivamente un bigotto e un idiota. Altra differenza dal progressista Roosevelt, Long era un isolazionista, voleva l'indipendenza per le Filippine subito. Tutti i dipendenti pubblici assunti grazie a Long dovevano investire parte del loro stipendio nella sua campagna elettorale. Quando un tizio gli disse che ciò che stava facendo era illegale, Long rispose: «Nessuno le ha chiesto la sua opinione». Long alla fine venne assassinato e le sue ultime parole furono: «Mi chiedo cosa accadrà ai miei poveri ragazzi universitari». Torniamo a Roosevelt. Questo è anche il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Roosevelt supporta Francia e Regno Unito. Roosevelt divenne anche padre della patria. E sento un urlo acuto, qualcuno si starà strappando le corde vocali a furia di gridare. Colui che stava guidando il paese in tempi bui. E di nuovo i democratici entrano in guerra, mentre i repubblicani, che erano filo tedeschi e filo nazisti, volevano rimanere fuori. I liberisti un tempo negavano che Roosevelt avesse salvato l'economia americana. Oggi, a denti stretti, riconoscono che sì, l'ha salvata, ma solo grazie alla guerra. Perché con le nazionalizzazioni, con il dirigismo e la leva, diede lavoro a un botto di gente. In realtà questo non è vero. L'economia era già quasi del tutto ripresa prima della guerra, quindi la guerra ha solo fatto l'esplosione finale. La destra americana, capendo di non poter battere Roosevelt alle elezioni, programmò un golpe nel 1933, in cui tra i più ricchi americani intendevano allearsi con una parte dell'esercito, deporre Roosevelt, abolire le elezioni per poi privatizzare tutto e ridare il potere ai capitalisti. Insomma, alla Mussolini. Un'inchiesta della BCC ha rivelato che tra i golpisti e il regime nazista avrebbe fatto da legame Prescott Bush, grande petroliere texano e padre del futuro presidente Bush. Era stato proposto lui. Oh, tranquilli, non sarà l'ultima volta che vedremo un Bush con legami strani al momento giusto. Il golpe venne annullato e la mera aura da Chad di Roosevelt fece intimorire gli strillanti liberisti. Roosevelt impedì il commercio di petrolio con l'impero giapponese, che in seguito attaccherà Pearl Harbor, e quindi per la seconda volta un democratico guida il paese in guerra. Da qui la bufala secondo cui i repubblicani sono pacifisti e i democratici vogliono la guerra. Come se qualsiasi altro presidente avrebbe potuto fare diversamente. E in questo periodo Roosevelt si macchia della sua unica colpa: aver deportato migliaia di giapponesi americani nei campi di concentramento con la scusa che potevano essere spie. Di questo comportamento gli Stati Uniti si scuseranno successivamente. Pur tuttavia Roosevelt era contrario ad imporre una nuova pace cartaginese alla Germania, come invece voleva quell'idiota di Stalin. Roosevelt ebbe tanto di quel successo che si candidò ad una quarta elezione, qualcosa di mai visto prima!
Follia, fermati, ti prego, siamo sottomessi! Dicevano in ginocchio i liberisti repubblicani, ma Roosevelt si candidò per la quarta volta di fila e vinse per la quarta volta di fila. Ma era ormai anziano e morì poco dopo la sua vittoria. Celebre la sua frase, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura. I repubblicani strillarono mai più si doveva permettere più di due mandati. E il motivo era semplice. Perché l'ultima volta che era successo, gli USA avevano svoltato così a sinistra che gli è rimasto il segno ancora oggi. Ora capite perché il limite di mandato è una stronzata. Se il presidente è bravo, stai castrando un'ottima politica. Se il presidente è pessimo, comunque non sarà rieletto. Se non hai fiducia nelle elezioni, allora non ha senso parlare di mandati, e in ogni caso il limite di mandato è facilmente aggirabile, si pensi a Putin. Ora, dopo Roosevelt, gli succede il suo vice, visto che è morto durante il mandato, ossia Truman, nel 45, il quale è famoso per quattro cose. Aver creato la CIA, la NATO, il piano Marshall e sganciato le bombe su Hiroshima e Nagasaki. Non starò qui a parlarvi del progetto Manhattan, perché poi faccio il video sulla recensione di Oppenheimer. Non starò qui a parlarvi del fatto che le bombe furono un crimine di guerra. Lo furono, e ho spiegato il motivo nel video apposito, ci sono le prove documentate, i fatti storici e le testimonianze dei gerarchi giapponesi. Per quanto riguarda la CIA, dovete capire che dopo l'acquisto della Louisiana, la guerra con il Messico, gli Stati Uniti avevano ottenuto il controllo del Nord America. Con la dottrina Monroe aveva ottenuto il controllo di tutte le Americhe, poi con l'espansione verso il Pacifico, la Liberia, avevano creato un loro impero coloniale. Ma non erano ancora a capo del mondo. A capo del mondo c'erano loro, Inghilterra, Russia, Francia, Germania. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti erano diventati, grazie alle riforme di Roosevelt, leader di almeno metà del pianeta, la metà capitalista. E questo richiedeva un servizio segreto molto più grande e potente di prima, e disposto a fare qualunque cosa. Ora, non parlerò di tutti i crimini contro l'umanità della CIA, perché ci ho fatto diversi video, potete andarvi a guardare quelli. E basti sapere che la CIA combatteva contro la democrazia, imponendo dittature di estrema destra anticomunista e favorevole alle aziende americane, violando ogni diritto umano possibile e immaginabile e privatizzando tutto quello che c'era. Lo fecero in Sud America, lo fecero in Africa mantenendo i domini coloniali, lo fecero nei paesi arabi radicalizzando formazioni teocratiche e terroriste, lo fecero in Asia favorendo le peggiori dittature di sempre, e infine gli Stati Uniti accolsero tutti quegli ex gerarchi nazisti tra le loro fila, pagandoli pure per ottenere la loro expertise e usarli contro il nemico comune sovietico. Ed è con questo sistema di crimini di guerra, reati e infanticidi che il sangue dell'imperialismo americano annaffia l'ortica americana. Questo fece diventare gli Stati Uniti oscenamente potenti e ricchi, al prezzo di milioni di vite umane nel terzo mondo. Terza cosa, il piano Marshall. Dice il liberista: il piano Marshall è il sacrificio disinteressato con cui gli Stati Uniti ci hanno salvato da un certo fallimento. Dice lo storico: primo, il piano Marshall finì nel 52 e donò in totale 13 miliardi o 19 miliardi più o meno. Pochissimo denaro per gli Stati Uniti, meno del 2% del PIL italiano, la nostra donazione, per esempio. Che per un mostro economico come gli USA sono briciole, per giunta sovente dato in merci, non in liquidi. Secondo, veniva dato solo ai paesi che accettavano di attuare liberismo economico assoluto, al prezzo di diritti dei lavoratori e dei poveri, diminuire la spesa pubblica in favore del budget deficit. Terzo, liberismo che favoriva le aziende americane, che essendo più grosse avevano vantaggio su quelle locali. Gli USA erano sempre di più un paese terziario che viveva di esportazioni. Quindi quando i liberisti vi dicono l'Unione Sovietica rifiutò il piano Marshall, ora sapete cosa rispondergli. Quarto, non esiste una correlazione assoluta tra la quantità di aiuti del piano Marshall e la ripresa economica. Quinto, il piano Marshall era imperialista. Il 5% dei suoi fondi fu dato alla CIA per le sue operazioni segrete. Bell'aiuto quello, eh? Sesto, c'era una condizione nascosta. Mai, e dico mai, far entrare i comunisti al governo e non coalizzarsi con loro. Se lo fai, niente soldini. Settimo, il piano Marshall prevedeva anche l'invio di tecnologie statunitensi, dei canali commerciali molto più liberi con gli Stati Uniti. La fortuna del piano non fu nelle cifre, la sua fortuna era riuscita, era dovuta alla tecnologia, alla possibilità di commercio che garantiva verso gli Stati Uniti e per gli Stati Uniti. Veda per esempio il libro Crescita Italiana di Toniolo. I sovietici avevano un piano analogo, il piano Molotov, e già nel 48 diversi paesi del blocco sovietico erano tornati ai livelli pre-guerra di produzione.
Quindi il piano Marshall, più che salvare l'Europa, ha salvato le aziende americane che senza acquirenti sarebbero collassate di lì a pochi anni. L'Europa era in rotta di ripresa perché la guerra era finita, gli studi lo confermano. Durante la guerra, le aziende del complesso militare industriale erano diventate enormi, fornendo armi, aerei, carri agli alleati che ormai non avevano più le forze produttive per sostenere il conflitto. Truman è stato l'ultimo democratico a vincere la maggioranza tra i bianchi nel sud. I razzisti stanno iniziando ad abbandonare i democratici sempre di più. I democratici sono diventati il partito dei poveri, delle minoranze, nonché del progressismo. Ma non sono ancora il partito critico della guerra che prende poco al sud. In questo episodio è poi la NATO. Dice il liberista: la NATO è un'alleanza difensiva che vuole solo portare la pace nel mondo. Dice lo storico, quando l'Unione Sovietica chiese di entrare nella NATO, gli Stati Uniti strillarono rifiutando, perché non era un'alleanza difensiva. Era un'alleanza imperialista antisovietica, come dimostra il fatto che operazioni e strutture NATO, in conflitti che gli USA hanno iniziato da aggressori, erano presenti. Ho già abbondantemente criticato la NATO altrove, non mi ripeto. Truman era più conservatore di Roosevelt e iniziò la caccia ai comunisti, il fenomeno maccartista che andrà a peggiorare sempre di più. Dopo Truman arriva un repubblicano, Eisenhower, 1953. Eisenhower è il primo presidente americano testimone di Geova ed è famoso per il fatto che poco prima di ritirarsi fece un lungo discorso in cui avvisava del pericolo del complesso militare industriale, ossia quell'insieme di industrie legate alle armi che si erano così tanto arricchite e ora usavano quel denaro per comprarsi i politici e tenere gli americani sempre in guerra. Quando nel profondo sud razzista dell'Arkansas gli studenti afroamericani ebbero difficoltà a entrare nella scuola perché il governatore si opponeva, Eisenhower rispose mandando l'esercito a scortarli e i razzisti guardarono strillando impotenti, muti, così shh. Vi ricordate il primo episodio, la storia di Croatan? Ebbene, i coloni avevano scoperto una tribù di indigeni e si erano convinti che erano loro gli indigeni che si erano mescolati ai coloni e per questo la rinominarono Croatan, questa tribù. Fu sotto Eisenhower che il nome venne finalmente cambiato in Lambi, quindi un nome che si erano dati da soli e non un nome che i coloni. Con Eisenhower se ne va quell'ultima goccetta di sinistra economica nei repubblicani, quell'anima che Lincoln, con la sua prima tassa sugli introiti e le sue prime università gratis, aveva creato. Dopo Eisenhower diventa tutta democratica. Ora, dobbiamo parlare di un uomo importante, in conclusione, cioè J. Edgar Hoover, il dittatore dell'FBI. Prima di Hoover, gli Stati Uniti non avevano un vero e proprio organo di intelligence interna degno di questo nome, quindi gli stati dovevano prendersi cura dai soli dei propri ricercati. Questo rendeva problematico quando un criminale scappava da uno stato all'altro. Hoover, da giovane, fu importantissimo appunto per arrestare questo genere di criminali. Hoover rese l'FBI una potenza gigantesca. Fu importantissimo appunto per questa cosa, con poteri sopra tutte le altre agenzie poliziesche. Ho dedicato diversi video alla CIA e all'FBI, quindi non mi ripeto, anche l'FBI ha fatto un sacco di vaccate. Vi basti sapere che tutti i film e i cartoni che dovevano parlare dell'FBI dovevano essere approvati manualmente da Hoover. Ora sapete perché per un secolo tutto il cinema americano ha parlato solo bene dei servizi segreti. Hoover regnò incontrastato sotto la bellezza di 8 presidenti e usò il suo potere a scopo personale. Violò le leggi americane continuamente allo scopo di spiare chiunque riteneva pericoloso e poi usava le registrazioni per ricattare le persone e ottenere ancora più potere. Da bravo massone, Hoover concentrò tutto il potere nelle sue mani e da qui inizia la lunga storia d'amore tra FBI e mafia italo-americana. L'FBI, infatti, era bravissimo ad arrestare pacifisti, comunisti e accusare chiunque criticasse l'FBI di essere una spia comunista, ma non toccò mai le mafie. Perché? Hoover negò strillando che la mafia esistesse. La maggioranza dei biografi di Hoover ritiene che probabilmente Hoover sapeva della mafia e non la toccò perché la mafia aveva materiale su di lui. È infatti accertato che Hoover fosse come minimo bisessuale e che almeno una volta abbia praticato crossdressing. Una singola foto del genere lo avrebbe rovinato e quindi lui non fece nulla contro le mafie. Non solo. Quale ipocrita, egli contribuì non solo al maccartismo, ossia ad una vera e propria caccia alle streghe, accusando tutti quanti di essere comunisti, tanto che un iscritto su 10 del Partito Comunista Americano era un agente dell'FBI.
ma contribuì anche alla Lavender Scare, cioè la caccia verso gli omosessuali, che accusava di essere agenti del Partito Comunista. E voi direte, ok Morte Bianca, e del KKK che ne pensava il buon Hoover? La risposta è che lo lasciò virtualmente intonso. Quando ebbe le prove che il KKK aveva ammazzato 4 bambine, Hoover ordinò immediatamente di cessare le indagini. Ora, Hoover aveva chiesto a Truman di abolire l'habeas corpus e di arrestare migliaia di americani, ma Truman si rifiutò. Ebbe più fortuna con Eisenhower, che convinse ad approvare una legge che impediva agli omosessuali di lavorare a livello federale. In questo episodio abbiamo spiegato come i Roosevelt e Wilson hanno reso l'America una superpotenza. Nel prossimo episodio parleremo di come Nixon e Reagan hanno iniziato il declino americano, azzoppando la crescita americana per sempre. Si ringraziano M Stories e Carcano per aver revisionato questo video. Trovate il canale di M Stories in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace e iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.